I documenti più antichi che testimoniano l'esistenza di Erto risalgono all'VIII secolo, mentre per Casso risalgono all'XI secolo. Per quanto i due paesi formino un unico comune, sono piuttosto diversi fra loro, tanto che ad Erto si parla un dialetto friulano, mischiato col ladino, mentre a Casso si parla un dialetto bellunese di Veneto antico. A cavallo tra gli anni 50 e 60 venne realizzato il progetto di utilizzare la valle del Vajont come bacino idrico e venne eretta una diga alta 264 metri. Nella notte del 9 ottobre 1963 una grossa frana si staccò dal Monte Toc, riversandosi nella valle del Vajont. L'ondata che ne scaturì fu talmente devastante da coinvolgere Erto, Casso e Longarone, causando più di 2500 vittime. In questo momento mi trovo a Casso e dietro di me potete vedere il Monte Toc e la frana. È incredibile pensare quanto possa essere stata potente questa ondata e questa frana, tanto da passare tutta la valle ed arrivare fino qui. Qui siamo ai piedi di Casso. Quello dietro di me è il monte Toc, e laggiù da qualche parte c'è la diga che da qua non si riesce a vedere bene. Il monte Toc, vi chiederete perché si chiama monte Toc? Perché ogni tanto fa toc, ogni tanto si sentono dei grandi boati, e questa cosa quando hanno costruito la diga evidentemente non ci hanno fatto molto caso e si sono beccati tutto questo disastro. La giornata è un po' uggiosa, ma ci adattiamo lo stesso. Adesso andiamo a fare un giro per il comune di Erto e Casso.
E dopo Erto e Casso siamo arrivati alla diga del Vajont. Come al solito spero che questo video vi sia piaciuto, se avete altri luoghi da consigliarmi o che volete vedere lasciate un commento in descrizione, lasciate un commento e basta. Grazie, ciao a tutti!